ora basta. Ragazzi, questo è un veloce vlog dove voglio spiegarvi quella che sarà l'evoluzione del mio canale da settimana prossima, quindi da lunedì in avanti. Allora, innanzitutto voglio chiedervi scusa se in questi giorni sono mancati video sul canale, ma come sapranno quelli che mi seguono su Instagram, link qua sotto in descrizione, ho avuto problemi col computer. Infatti, ragazzi, non so per quale motivo il computer, quando tentavo di registrare ma anche quando non registravo, mi faceva crollare gli FPS a 1 e quindi potete ben capire che con un frame al secondo non potevo registrare, cioè la registrazione era praticamente da buttare. Ho portato fortunatamente il computer in AK informatica, ringrazio Francesco per la disponibilità di quel famoso sabato mattina, e ragazzi, adesso il problema sembrerebbe risolto, sembrerebbe rientrato e dovrebbero già da questa settimana, ma sicuramente la settimana prossima, tornare i video sul canale. Perché ho deciso di chiamare questo vlog Ora Basta? Perché ragazzi, da settimana prossima in poi non ci saranno più scuse per me. Si punta dritti tutti insieme verso il primo vero obiettivo che mi sono sempre fissato da quando sono su YouTube, ovvero i 100.000 iscritti. Abbiamo superato da poco i 51.000 iscritti, la strada è ancora lunga, siamo a metà strada esattamente, e so che tutti insieme riusciremo a raggiungere questo obiettivo, probabilmente già entro la fine dell'anno, se porterò con costanza i video che ho deciso di portare da qui alla fine dell'anno. Poi con l'anno prossimo vedremo magari di cambiare un po' la scaletta del canale. Ebbene sì ragazzi, perché da settimana prossima ci sarà una scaletta fissa, è giusto che io mi impegni per portare contenuti sul canale e per assecondare quelle che sono le vostre richieste. In che modo? Presentandovi una scaletta in modo che chi mi segue per una determinata serie piuttosto che per un'altra sa esattamente il giorno in cui uscirà quel determinato video sul canale. Adesso a video comparirà quello che è lo schedule, la scaletta, il programma, che inizierà esattamente dal lunedì prossimo, e come potete vedere ragazzi occuperà tutta la settimana e comprenderà solo ed esclusivamente video di Minecraft, perché ragazzi io sono un canale che porta Minecraft, lo porto a modo mio, cerco di portarlo al meglio, di farvi divertire, però io Minecraft porto, quindi molto probabilmente per adesso, visto i tempi che ho dopo il lavoro, non farò grosse modifiche alla programmazione, diciamo, del canale. Si comincia il lunedì con una mappa avventura, una mappa adventure, quindi finiremo insieme la Inkstar, che al momento è l'unica mappa avventura che ho sul canale, e quando terminerà la Inkstar decideremo insieme cosa portare appunto sul canale dopo appunto la Inkstar. Ho detto appunto 130 volte in questa frase, devo migliorare anche il linguaggio forse. Il martedì si parte con la vanilla. Naturalmente l'episodio 70 tarda leggermente ad uscire, l'ho già registrato perché ho avuto dei problemi. Praticamente ragazzi, io e Pepo abbiamo registrato, ve lo dico, ho registrato con Pepo, abbiamo registrato 2 ore e mezza, e tipo per 1 ora e 40, non si sa per quale motivo, la mia voce non è stata registrata. Quindi devo editare il video e poi commentarlo, sperando che vi possa piacere ugualmente, ma di far tornare Pepo sul mio canale e registrare altre 2 ore e mezza non me la sento di chiedergli, diciamo, questo sforzo. Il mercoledì invece sarà giornata dedicata ai minigames. Ebbene sì ragazzi, in tanti mi avete chiesto di portare, di tornare a portare, di riprendere i minigames sul canale, quindi ho deciso che il mercoledì partirà una serie sui minigames. Saranno minigames o giocati da solo o giocati in compagnia di qualche altro youtuber, non so, di Sbucci, di Alec, di Ferrix, e poi vedrò. Il giovedì invece sarà giornata custom map, nello specifico CTM, quindi termineremo la CTM del trio, e una volta terminata la CTM del trio mi consiglierete delle nuove CTM da giocare o da solo o in compagnia sempre di altri youtuber. Il venerdì invece ragazzi, secondo episodio, secondo appuntamento della settimana, sempre sulla vanilla. Poi nello specifico vi spiego cosa sono quelle due indicazioni sui like alla base appunto del martedì e del venerdì, che sono i giorni in cui uscirà appunto la serie principale di Minecraft, la vanilla. Il sabato momentaneamente, diciamo, ho tappato il buco con degli altri video su minigames, naturalmente diversi da quelli che porterò il mercoledì, come per esempio, non so, il mercoledì porto le Skywars, il sabato porterò le Bedwars. E la domenica ragazzi
sarà appuntamento fisso per il mondo dell'iscritto. In tantissimi mi chiedete sempre di portare il mondo dell'iscritto, uscirà tutte le domeniche e in aggiunta, come secondo video della domenica, quindi episodio bonus, potrebbe uscire un terzo episodio settimanale della Vanilla, quindi della serie principale, ma solo se l'episodio del martedì e del venerdì raggiungono più di 3000 like. Quindi se vi piace la serie principale di Minecraft che sto portando e volete vederla non due ma tre volte a settimana, spolliciate a manetta quei video. Però naturalmente, ragazzi, voglio una presenza attiva sia con i like che con i commenti anche sotto ai video delle altre tipologie di video di Minecraft, quindi sia sui minigames che sulle mappe avventura che sulle CTM. Quindi ragazzi, cercherò nel limite del possibile e del tempo che ho a disposizione, io ci proverò con tutte le mie forze a portare giornalmente un video sul canale, video di Minecraft in base a questa programmazione che avete appena visto. E niente, che altro aggiungere, io vi ringrazio per l'attenzione. Scusate se ho utilizzato un titolo clickbait a questo video, però sicuramente se avessi scritto vlog, programmazione, canale, nessuno l'avrebbe aperto, quindi ho deciso di utilizzare un nome più accattivante e una copertina un po' particolare. Io vi ricordo quindi, ragazzi, di scrivermi qua sotto un commento scrivendomi quello che pensate, quello che voi pensate di questa programmazione, di come ho deciso da settimana prossima di iniziare a gestire il canale. È come se fosse una nuova rinascita per me, perché fino adesso facevo le cose molto a caso, cioè quello che mi avevo voglia di fare io lo registravo. Invece la settimana prossima avrò anch'io degli appuntamenti fissi da rispettare. Lasciate un bel mi piace a questo video, condividetelo con gli amici in modo da far presente a tutti che da settimana prossima non si scherza più e si fa sul serio. Rotto 100k, mi raccomando, tutti insieme, non abbandonatemi. Qui da Zanzo è tutto, un bel saluto.